Ferdinando De Giorgi, proviamo a fare un bilancio di questo torneo di qualificazione olimpica che purtroppo non si è concluso come tutti noi speravamo. Sì, beh, l'obiettivo diciamo non l'abbiamo raggiunto e questo è un dato di fatto. Chiaramente siamo molto dispiaciuti perché la stagione è stata molto impegnativa, quindi ci tenevamo a chiuderla nel miglior modo possibile. E, insomma, fare i complimenti insomma sia alle squadre che si sono qualificate, che sicuramente hanno espresso una pallavolo un pochino più continua della nostra. E io non ho, sinceramente, sai, sono combattuto su due cose. Intanto credo che quando non si raggiunge un obiettivo, insomma, bisogna mettersi lì e pensare alle cose che bisogna fare, che si possono fare meglio, perché ce ne sono state. Dall'altra so la situazione della squadra nell'affrontare questo torneo, soprattutto dal punto di vista delle energie. Oggettivamente siamo arrivati qui un po' in riserva, ma lo sapevamo che giocando un europeo in casa di quel tipo, insomma, si sarebbero state spese molte energie. E devo dire che i ragazzi hanno cercato in tutti i modi di combattere, come hanno fatto in tutte le partite, di aiutarsi, abbiamo cercato di trovare. Certo, la qualità e la lucidità a momenti non è stata oggettivamente proprio una cosa migliore, siamo andati con molti alti e bassi e questo un po' ha inficiato, diciamo, ecco, questa situazione della qualificazione. Sicuramente non eravamo nelle condizioni ideali per andare a cercarla, ma abbiamo cercato di combattere, come nello spirito di questa squadra, come è stato anche oggi nella partita complicatissima col Brasile. Da questo punto di vista sono sereno perché ho visto dei ragazzi molto attaccati, sempre con dei buoni valori. Dall'altra, insomma, sono anche sereno ugualmente, nel senso che siamo molto dispiaciuti, ma credo che questo è un gruppo al quale va data fiducia. È un gruppo che nelle condizioni normali sicuramente può avere molta più qualità. Senti, il pass, diciamo, non diretto che non siamo riusciti a conquistare vi costringerà l'anno prossimo comunque ad affrontare, come sempre comunque avete fatto, la VNL comunque probabilmente subito con grandissimo impegno e con grande concentrazione, non che in precedenza, negli anni precedenti, non sia stato fatto questo, però chiaramente ti costringerà forse a fare delle scelte un po' obbligate forse. Allora, questo è un tema interessante. Intanto sarà importante confrontarsi anche con la Lega sul discorso dei tempi, perché parliamoci chiaro, questo programma per fortuna non si farà più, questa qualificazione, però qua nessuno pensa a questi ragazzi, cioè questi adesso rientrano, devono ricominciare un campionato, è veramente una cosa assurda. Quindi sicuramente ci sarà, importante che sia un confronto con la Lega per il discorso delle date. Riguardo la VNL, come facevamo gli altri anni, insomma, non l'abbiamo mai sottovalutata. Comunque, anche se fosse stata la qualificazione qui a Rio, il ranking che si ha nella VNL alla fine dei gironi determina la serpentina, quindi gli abbinamenti delle Olimpiadi. Quindi non è che, passati o non passati, nessuno, diciamo, si può rilassare molto, perché chiaramente più in alto sei come ranking meglio è.